Periodo complesso per gli studenti, per l'istruzione, da mesi si è convissuto con la didattica a distanza, sta tornando la didattica in presenza alla scuola, didattica in presenza che fatica a tornare maggiormente per quello che riguarda l'università e per gli studenti universitari non è semplice la quotidianità. Essere costretti in casa, essere limitati nelle normali relazioni con i propri coetanei, e c'è chi, come il nostro amico Filippo Giavon, da mesi ha scelto il parco qui di via Vincenzo Rossi a Pantano come suo luogo di studio. Perché? Dopo, possiamo dire, mesi comunque di lockdown in cui si è stati costretti a stare a casa, a studiare comunque all'aperto è un'ottima alternativa, perché stare chiusi in casa per me dopo quei mesi di lockdown risulta come un qualcosa di un po' opprimente, posso dire, però qui invece all'aria aperta, con il rispetto delle regole, diciamo, e mi trovo molto molto meglio, ecco. Hai, diciamo, anticipato certe dinamiche che stanno diventando consuete, ormai prassi anche di diverse scuole, dove possibile organizzare le lezioni all'aperto. Potrebbe essere un nuovo modo di affrontare la didattica? Sì, perché io penso che tendenzialmente anche la concentrazione dei ragazzi abbia un incremento, ecco, sotto questo punto di vista, portando fuori le persone, diciamo, non confinandole all'interno di quattro mura, forse potrebbe essere un risultato migliore, ecco. Tra l'altro il tuo studiare qui al parco è coinciso anche con un momento particolare, perché nel momento in cui hanno chiuso gli asili e le scuole materne, anche le elementari, il parco è diventato anche un po' più affollato. Sì, sì. Qui delle volte è difficile anche studiare, però per la presenza di bambini, che è normale. Normalmente sto in questo parco, cioè le ore in cui sto coincidono con il tempo in cui studio, quindi tra le 8 e le 9 ore. In questo periodo Filippo ha dato anche esami universitari della facoltà di giurisprudenza obbligatoriamente a distanza, come imponevano le regole attuali, regole che ora stanno cambiando. Sì, oggi è presente, cioè è possibile essere presenti agli esami comunque, e non necessariamente compiere questi esami a distanza, diciamo. E questo prenotandosi e recandosi presso la propria facoltà, ed è un qualcosa di molto positivo, anche se io tendenzialmente mi sono trovato bene nel svolgere questi esami online per la disponibilità anche dei professori. Infatti mi è capitato più volte di avere delle problematiche con connessioni e con varie cose a livello informatico, e i professori si sono sempre comportati bene e mi hanno dato la possibilità di dare esami anche quando magari avevo perso molto tempo per queste problematiche qui, quindi bisogna ringraziare anche la disponibilità loro e della segreteria, che aiuta costantemente, ecco.